Siamo con Giorgia Tabet, che ha una grandissima capacità di recupero, perché appena uscita dal main smaltisce subito la delusione e si è iscritta al side a 6,60. Ti vedo bella sorridente, vuol dire che non hai preso un cooler? No, il cooler l'abbiamo preso, anche bello grosso, però alla fine si sa, i tornei sono questi, quindi ci rimettiamo subito in pista e vediamo questo side come andrà. Raccontaci sto cooler, dai. Questo cooler va così, bui 8-16, apro 3.200 OTG più 2 e abbiamo coppia di 9 e giochiamo per 40.000 totali. Flatta da middle Vincenzo Natale con 80 di stack e flatta anche BB. Flop è 6-3-2 con due picche, noi abbiamo anche 9 di picche, check a BB, io ci betto 5.003, Vincenzo Natale 12. E io ero già lì, vabbè, ce le giocheremo tutte uguali. Quindi fold da grande buio, io penso un pochino e pusho per i 30.000 praticamente restanti. Lui inizia a pensare e alla fine gioca e ha 3 e 4 off. Turn 3, è tutto finito. Questo faccia del cooler. Sì, un bel cooler, però vabbè, alla fine ci sta, si sa. Hai già dimenticato, però stai già pensando al side. Quello come sta andando? Abbiamo già raddoppiato in prima mano perché siamo arrivati lì di galoppo. E quindi quando si mettono un po' dentro a casa alla fine si va, non si sa perché. Non è di galoppo, scusa. È di galoppo, andante, cioè senza remore, no? Non lo sapevo. Al di là di quello è un piacere comunque rivederti, non rivederti, vederti al VPT National, perché è la prima tappa, arriva un po' sulla scorta del PGP dell'anno scorso. Ti piace questo circuito, l'ambiente, insomma? Sì, l'ambiente è sempre lo stesso, bene o male, l'organizzazione è sempre impeccabile come al solito, quindi sicuramente ci rivedremo alle prossime tappe. Ma si vedono anche i prossimi giorni, se va bene il side? Sì, ho qualche piccolo dubbio, però sì, ci sta, ci sta. A dopo allora. A dopo. Ciao, grazie. Ciao, grazie a voi.